il governo di Assad, in un fronte nel quale c'è la Russia, l'Iran e le milizie libanesi, Hezbollah. E in Siria, se è ancora possibile fare i presepi, se è ancora possibile difendere la comunità cristiana, è anche grazie a questo fronte. Le semplificazioni non aiutano, io non posso non pensare alle nuove vittime di un attentato terroristico, pare, in Francia, e non posso non ricordarmi che il terrorismo di casa nostra si ispira ed è spesso finanziato e sostenuto dall'ISIS.